Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Terrorismo al Senato, via libera alla fiducia al decreto. Papa, la teoria del gender, espressione di frustrazione. Fisco, il giorno del 7:30, precompilato. Via libera alla fiducia al Senato sul decreto antiterrorismo che prevede, tra l'altro, una stretta sui foreign fighters e i lupi solitari e l'obbligo di arresto in flagranza per gli scafisti. Il testo, che contiene anche la proroga delle missioni internazionali, è stato approvato con 161 sì, 108 no e un astenuto. Hanno votato sì anche i due fuoriusciti di Forza Italia, Sandro Bondi e Manuela Repetti. Mi chiedo se la cosiddetta teoria del gender non sia anche espressione di frustrazione e rassegnazione che mira a cancellare la differenza perché non sa più confrontarsi con essa, lo ha detto Papa Francesco nell'udienza del mercoledì. Ma così, aggiunge il pontefice, rischiamo un passo indietro, la rimozione della differenza infatti è il problema, non la soluzione. È il giorno del 7:30 precompilato. Da stamattina per i 20 milioni di contribuenti è disponibile in rete la propria dichiarazione dei redditi 2014, compilata in tutto o in parte dal fisco. L'Agenzia delle Entrate ha inserito a sistema in rete quasi 160 milioni di informazioni trasmesse dagli enti esterni, oltre ai dati già disponibili all'anagrafe tributaria. È giallo tra Piemonte e Liguria, dove un ex poliziotto ha ucciso in casa la compagna cubana, poi si è recato in auto a Ventimiglia, ha ucciso una seconda donna e si è suicidato. L'uomo è stato trovato morto carbonizzato sull'autostrada A10, in quello che gli investigatori definiscono un incidente anomalo. A bordo dell'auto anche il cadavere della seconda donna. L'uomo sarebbe adepto di una setta religiosa sudamericana. La primavera mostra il suo volto più bello, almeno fino a giovedì, grazie all'alta pressione che sta portando tanto sole e temperature al di sopra delle medie del periodo. Una situazione destinata però a mutare entro il fine settimana, quando una perturbazione porterà un quadro simile invernale a partire dal nord Europa. Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, carica la squadra dopo la vittoria di misura dei bianconeri contro il Monaco nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Abbiamo guadagnato un piccolo vantaggio facendo una buona partita, a ritorno dobbiamo segnare per continuare il nostro sogno, dice Allegri.